Salve cari amiche ed amici, è notizia proprio di questi momenti, di questo momento qua, che finalmente si sono messi d'accordo, hanno deciso, perché questa faccenda dei franchi tiratori, di quelli che votano fuori dai lineamenti, è per me tutta una montatura, sono tutti d'accordo. Però ecco, si sono messi d'accordo finalmente. Hanno scelto, hanno votato e noi finalmente abbiamo il nuovo presidente della Repubblica Italiana, che si chiama, lo leggo qua nel computer, nel monitor, vediamo, Mattarella, che Sergio Mattarella, che si direbbe che voleva essere Pietro Grasso. O lui ha telefonato, non so, adesso vediamo un po' lo sviluppo della notizia. Che intanto che si apre la pagina, Mattarella è il nuovo presidente della Repubblica. Il primo pensiero alle difficoltà degli italiani: Renzi, non abbiamo eletto supporter, dirà dei no. Dei no a che, deve dire. Buh. No, no, eccolo qua. Mattarella, Sergio Mattarella, ex Democrazia Cristiana. Come Francesco Cossiga, che al pari di Vladimir Putin era agente dei servizi segreti e democristiano. Beh, Putin no, non era democristiano, era sovietico. E qua ci sono tutte le foto di Mattarella, di Sergio, che si sono votati fra di loro. Il nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E fino a poco tempo fa ci si chiedeva, due giorni fa, chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, e quindi solo da 4 ore si sa che Sergio Mattarella è il presidente della Repubblica. Molti l'hanno pubblicato 17 minuti fa, 11 ore fa, 4 ore fa. Vabbè, però è una notizia fresca fresca. Per quello, perché è una notizia che non ha più di un giorno, anzi meno di un giorno, è fresca fresca, io voglio lanciare questo scoop ed esprimere ancora una volta le mie costernate opinioni, intanto che navigo in internet, per cercare di attualizzarmi a tutte le minchiate che dicono al rispetto. Faccio dei tagli, per i creatori che mi hanno detto che anche piacciono i tagli. Ma dicevo, si sono scelti fra di loro il presidente, hanno litigato anche per vedere chi votare, e poi ci dicono a noi: finalmente, finalmente avete un presidente, ma noi non l'abbiamo votato. Noi non abbiamo votato. Come possiamo sentirlo nostro il presidente? Istituzionalmente è nostro, però democraticamente no. Rappresenta una persona che gli dà il voto. Quindi i presidenti della Repubblica Italiana rappresentano i deputati e i senatori che li hanno votati, non la gente che non li vota. Se per questo anche i politici non rappresentano la gente, perché la gente è ritornata a votare per i partiti. Allora mi domando, come possono dire che i politici, i funzionari pubblici, gli amministratori, i delegati e i presidenti della Repubblica, anche dei consorzi privati e pubblici, ci rappresentano, se realmente nessuno li vota?
bisognerebbe votarli. Morale della favola, forse anche in conclusione, in una repubblica rappresentativa si delegano i poteri attraverso il voto a una persona, in Italia solo ai partiti, perché uno dovrebbe scegliere direttamente il suo delegato, quindi presidente del Consiglio dei Ministri, cioè il primo ministro, presidente della Repubblica. Si dovrebbe votare anche per i ministri, per i sindaci, per gli assessori comunali, per tutti. Invece non si vota quasi per nessuno, si vota solo si è ritornati a votare per i partiti politici, e poi loro organizzano tutto mettendosi d'accordo fra di loro, anche il contrario di tutto. E quella è un'attitudine antidemocratica, cioè un eccesso di rappresentatività e di democrazia indiretta. Alla fine, perché andare a votare? Infatti ultimamente c'è stato un periodo che neanche il voto era necessario per governare in Italia. Io dico, bisogna fare in modo che i partiti permettano di votare per tutte le cariche dello Stato e tutte le cariche pubbliche, presidente di consorzio, di comune, di frazione civica, della Repubblica, del Senato, del Parlamento. Per tutti bisognerebbe votare, e se c'è qualche conflitto di interesse, qualche conflitto politico, bisognerebbe di ritornare alle urne, perché sennò fanno inciucci, impasti e pasticci. Però non credo che mai nessuno farà una riforma politica come voglio io. Ecco, intanto vi lascio sulle immagini del nostro canale Sant'Enciana. Grazie di seguirmi, e questa è stata la mia idea. In Italia non c'è vera democrazia, perché anche se rappresentativa ed indiretta, non si può votare per le cariche pubbliche, soltanto per i partiti, e che poi mettono i loro funzionari pubblici dove vogliono. Ciao.